Signore e signori, ben ritrovati con la mia carriera Football Manager 2023. Sono ovviamente sempre alla guida della Virtus Verona. Siamo nella parte finale di questa seconda stagione perché mancano infatti solo 10 partite al termine della regular season. E tra poco, tra l'altro, andremo a giocare nel derby contro il Chievo, neopromosso in questa stagione in Serie C. Ma noi, come vedete dalla classifica, siamo al terzo posto. Se vi siete persi, per esempio, per sbaglio, l'ultimo episodio ve lo lascio qui sopra perché abbiamo continuato la nostra ottima striscia di vittorie consecutive che è giunta a 7. Quindi contro il Chievo nel derby cercheremo di arrivare alla ottava vittoria consecutiva, quindi mi raccomando, pronti. Poi avremo, credo, il recupero, quello col Fiorenzuola, partita che era stata rinviata. Detto ciò, in questo episodio vedremo forse anche gli effetti del nuovo aggiornamento di FM23 che è uscito proprio poche ore fa rispetto a quando sto registrando. Oggi nel mio video è il 2 di marzo e vedremo se effettivamente avranno finalmente un po' risolto questi problemi difensivi che avevano tentato di risolvere già con una patch precedente, ma dopo la quale io onestamente non avevo visto grosse differenze. Fatemi sapere se anche voi avete già avuto modo di provare l'aggiornamento e se avete visto effettivamente delle novità positive, perché pare che le difese abbiano avuto grossi problemi ed effettivamente io in un torneo online che faccio ho i difensori che ogni 2x3 difensori forti, cioè anche bravi tecnicamente, il Bremer di turno, tanto per capirci, che perdevano palla in una maniera imbarazzante. E questa cosa qua dovrebbe essere stata un po' corretta, ma pensiamo a noi e andiamo a prepararci per giocare il derby. L'ultimo match però ha lasciato degli strascichi perché infatti il buon Claudio Cassano, che era uscito per infortunio, starà fuori tra le 5 e le 8 settimane, quindi stagione un po' a rischio, dovrebbe comunque rientrare proprio alla fine. Ormai i playoff non dico che sono sicuri, ma quasi, quindi comunque lo recupereremo per le partite che poi conteranno davvero. Intanto la serie tipo Beautiful riguardo la cessione del nostro club si arricchisce di una nuova puntata e pare che a questo punto qua le voci siano infondate perché Eurosport, noto e famosa testata del gioco, forse. Beh, insomma, dicono che non è vero, nonostante pare che il nostro presidente sia pronto a dare le dimissioni. È ormai quasi una stagione che si va avanti con queste voci. Staremo a vedere. Ci siamo pronti per scendere in campo nel derby contro il Chievo. Abbiamo due assenze perché oltre a quella di Cassano, che starà fuori per un po', manca anche Fabbro, che era in diffida, aveva preso l'ammonizione nell'ultimo match e quindi sconterà un turno di squalifica. Quindi cambia un po' la tre quarti. Opportunità dal primo minuto per Danti, che ha giocato poco in questa stagione, e anche per Azzeffi, anche lui nell'ultimo periodo non ha giocato tantissimo. Abbiamo qualche diffidato, vedete Lancini, Eramo e Zefi, ma ci sta, capita. Quindi fotte sega, andiamo e portiamoci a casa questo derby. Chievo 18° in classifica, che viene da 4 punti nelle ultime 5 partite e che quindi sta lottando un po' con le unghie e con i denti per cercare di conquistare la salvezza. Prova adesso a costruire, apre a sinistra per Esposito che mette giù bene il pallone, va al centro per D'Agostino, ancora Esposito, si ferma. Il tocco in profondità per Coccia è buono, Coccia il cross al limite, Danti capisce tutto, Firenze però non riesce a gestire il pallone. Può riprovarci il Chievo con Gaucci. Gaucci si chiama Gaucci davvero. Lancini per Brignoli. Si passa di prima per Firenze. Il tocco in profondità per Zefi. Ha spazio Zefi in area. Zefi, Zefi, Zefi. Ah, il difensore ci mette una pezza. Sarà solo calcio d'angolo. Doveva tirare forse prima. Pronto Danti alla battuta. Il pallone in mezzo, si possa anticipato di pochissimo. Firenze di testa, pallone che gli ritorna, vede Danti libero. Danti però ci mette un po', torna indietro da Lancini addirittura. Pinton, Veroli per Lancini, Eramo, ancora Lancini, Pinton ci prova ancora la Virtus che sta spingendo in questa prima parte di partita. Zefi, il cross in mezzo per Leon. Sipos 1-0, Virtus Verona in vantaggio, minuto 32. E chi se non Sipos, 20° gol stagionale in campionato. Rimessa laterale per la Virtus, minuto 42, va lunghissimo, va da Sipos che di testa prolunga. Pallone che arriva a uno degli ex di questa partita, Sebi, che era il nostro estremo difensore la scorsa stagione, che ha voluto andare via, va a rilancio lungo.
Lancini però capisce tutto, Firenze tocca per Eramo, a destra si va da Pinton, indietro per Lancini che ha un po' di spazio, avanza palla al piede, il centrale, sempre rischiosa questa operazione, infatti perde palla, qui bisogna stare attento al contropiede, però c'è Pinton che copre, chiude e fa ripartire i suoi Zefi di prima per Firenze, pallone di ritorno ancora per Zefi, autore dell'assist dell'1-0, può andare sul fondo, salta meravigliosamente un avversario, Eramo, il tiro alto. Termina il primo tempo, Virtus meritatamente in vantaggio nel derby per 1-0. Chievo che non ha nemmeno mai calciato verso la porta. Noi tanti tiri, ma poca precisione. Comunque va bene così. Punizione subito per la Virtus. Brignoli in mezzo, il colpo di testa, non ho visto di chi. Recupera in un primo momento la difesa del Chievo, il pallone però per Lancini. Lancini si ferma, preferisce andare da Veroli, che salta un uomo, mette il cross, sempre lui, Leon, si possede 2-0. Punizione per il Chievo con Guacci, mi ero un po' confuso prima con il nome, vediamo se riesce a farsi vedere in avanti, il lancio è buono per Santoro, che fa un gran gol, prima azione, Chievo la butta dentro e riapre un derby che sembrava già chiuso, peccato. Calcio d'angolo Virtus, Danti, il pallone in mezzo, mette fuori la difesa, recupera però Veroli, autore dell'assist per il 2-0, Brignoli preferisce tornare indietro da Caiodé e non rischiare, Veroli ancora, acquisto di gennaio in prestito, finora si sta comportando molto bene, Eramo per Zefi, Pinton, il tocco di ritorno per Zefi che è molto in palla quest'oggi. Zefi ancora per Pinton, Firenze si gira, vede Danti, Domenico! Danti 3-1, minuto 57, ristabilisce le distanze la Virtus. Allora iniziamo con i cambi perché siamo al 75esimo, abbiamo pure il turno infrasettimanale. Fuori Caiodé, dentro Baraje e poi ci teniamo le altre due interruzioni. Allora abbiamo anche Veroli, tra l'altro autore dell'assist un po' stanco, dentro un tubo. E poi io toglierei Sipos. Diciamo che dopo è scontato che possa cheat terminare con un risultato positivo la partita dentro Schwan, ma spostiamo Danti a fare la punta e spostiamo Zefi dall'altra parte. No dai, lasciamolo così. Via anche gli ultimi due cambi, fuori Firenze, dentro Amadio, che ovviamente non è proprio il suo ruolo quello, quindi piuttosto mettiamo Sinani, scusa. Che tanto ha giocato poco niente in questa stagione, dato che doveva andare via, fuori anche Pinton e dentro Ballarini. Non succede più nulla e va benissimo così. La Virtus porta a casa una meritatissima vittoria nel derby per 3-1 e porta ad 8 il numero di vittorie consecutive. In classifica, con una partita in meno che andremo a recuperare adesso nel turno infrasettimanale, rimaniamo terzi. Vicenza non molla dietro, devo dire che dietro continuano a correre. Davanti, anche lì, sempre situazione abbastanza normale, ma con una vittoria nel turno infrasettimanale non solo staccheremo il Vicenza, ma arriveremo molto vicini alle prime due. Sognare è gratis, perché non farlo? Tra i giovani che avevo fatto un po' osservare dai miei osservatori, ma guarda un po', c'è tale Matteo Bonelli, 19enne, centrocampista in forza il Cosenza nell'Under 20, che viene giudicato con un potenziale di 4 stelle e mezzo. Beh, giovane, sui giovani è sempre interessante puntare, è in scadenza di contratto, proviamo a prenderlo, vediamo se è d'accordo anche lui nel venire da noi, direi che contratto classico per i giovani, però io proverei con 2 anni, perché un anno solo ha abbastanza poco senso, però lui ne vuole uno solo, e vabbè, è giovane, facciamo così. Non siamo gli unici a tentare Matteo Bonelli, perché anche la Virtus Entella gli ha offerto un contratto, vedremo chi accetterà. Eccoci qui pronti per il recupero, l'infrasettimanale con la Fiorenzuola, match che è stato rinviato a causa dell'allagamento del nostro campo di casa. Rientra Fabbro dalla squalifica e riprende subito il suo posto da titolare. Per il resto non ho fatto tanti cambi, anzi ho preferito un po' confermare tutti, visto che hanno recuperato abbastanza bene la stanchezza nonostante solo 2 giorni tra una partita e l'altra. Poi ovviamente a partita in corso valuteremo quali sostituzioni fare. Pronti? Partenza, via! Rimessa laterale per la Fiorenzuola che sembra aver iniziato con un piglio migliore il match. Appunto.
Fiorenzuola in vantaggio, Morello, dopo un minuto era già stato ammonito Zeffi, non era un buon segno. Passano in vantaggio gli ospiti. Ancora Fiorenzuola in possesso, Silvestro apre a sinistra per Oddi, umile, Mastroianni va indietro da Arduini, Silvestro in profondità ancora per Umile che allarga a sinistra per Galletta in aria per il raddoppio della Fiorenzuola con un rimpallo, per fortuna è fuori gioco, quindi viene annullato il gol, lo rivediamo, vedete qua Galletta mette questo pallone in avanti, c'era appunto la posizione di fuorigioco, ma il difensore che praticamente ha fatto un mezzo assist, vabbè. Calcio d'angolo Virtus, piove intanto, pallone messo fuori dalla difesa, lo recupera Fabbro però quando siamo appena entrati nella seconda metà del primo tempo. Lancini per Pinton, Veroli, Paghera, Lancini va indietro da Veroli che allarga molto bene per Caiodè che ha un po' di spazio, vediamo se mette il corto, si gioca il corto per Zeffi, ancora Caiodè, Zeffi di nuovo, la piazza resta lì, arriva Amadio, Marco Amadio, 1-1, minuto 26, la pareggia la Virtus. Calcio d'angolo per il Fiorenzuola, umile in mezzo, Giacomel male. Torna avanti il Fiorenzuola, qui Giacomelli è andato un po' a farfalle, come si suol dire, sul corner. Pallone che arriva per Pinel ed è 2-1. Rimessa laterale, Pinton gioca corto per Firenze. Firenze torna indietro da Paghera, il tocco in profondità per Fabbro. Fabbro, Firenze di prima per sì, posso, c'è Amadio, Amadio, Amadio! Questa volta gli chiude lo specchio, l'estremo difensore della Fiorenzuola, potrebbe essere doppietta e pareggio per la Virtus, sarà soltanto calcio d'angolo, è già pronto, pagherà la battuta di questo corner. Pallone in mezzo, il colpo di testa di, se non erro, sì, posso, dalla grandezza, fuori di poco, si riprende già con il rinvio dal fondo degli ospiti. Recupera palla, c'è quell'attaccante lì che deve essere Mastro qualcosa, Mastroianni che è abnorme, mi ricordo un po' Sipos in possesso di palla in questo momento. Paghera rischia di perdere un pallone. Lancini per Pinton, Sipos fa un po' da boa. Fabbro può andare e cercare di attaccare in profondità, poi torna indietro da Pinton, anche lui pressato, va da Paghera, si ritorna da Lancini. Spazi stretti, chiusi in questo match. Fiorenzuola che ovviamente vuole difendere adesso il 2-1. Amadio in profondità per Sipos. Sipos, Sipos ancora l'estremo difensore che la para. Poi Caiodè fa questa cosa inutile. Paghera per Amadio, però viene attaccato da Mastroianni che recupera palle, prova a far ripartire i suoi. Di Gesù apre a destra per Galletta che ha un po' di spazio, mette in mezzo per Mastroianni. Giacomel poteva bloccare, invece rischia un po' troppo. Finisce il primo tempo con il Fiorenzuola in vantaggio di 2-1, due reti a 1. Meriteremo forse il pareggio, però sicuramente prestazione non positiva, soprattutto dietro. Urge migliorare nella ripresa. Veroli, Caiodè, Amadio. Dietro ancora per Veroli. Il tocco per Sipos di prima per Firenze, che forse era in leggera posizione di fuorigioco, fa giocare l'arbitro. Zeffi per Amadio, pallone di ritorno, c'è Sipos che si gira e mette la firma sul 2-2, minuto 58. Leon Sipos, 22esima rete stagionale. Ah, si è fatto male Amadio, che tra l'altro stava giocando davvero bene. Dentro Eramo. Punizione molto interessante, Paghera è pronto alla battuta. Vediamo la conclusione, la traversa. Era sulla dove c'era il portiere, però wow, che tiro. Attenzione a Zeffi perché ha già fatto due assist, è on fire. Mette il cross per Sipos che di testa la gira. Parasorzi. Iniziamo ad avere un po' di giocatori stanchi, quindi fuori Caiodè, dentro Baraje, fuori Zeffi che anche ammonito, ha giocato molto bene quest'oggi, ma ci serve anche per le prossime partite. Intanto facciamo questi cambi qua, fuori anche Pinton e dentro Vallarini, ci teniamo un ultimo cambio in caso di necessità. Allora, ci sarebbe Firenze un po' stanco, il problema è la mancanza di alternative in quella zona di campo. Mettiamo comunque, ce ne freghiamo, mettiamo Danti, non è proprio il suo ruolo, ma secondo me lo può fare per questi ultimi minuti. Siamo in pieno recupero, siamo al 94esimo sui 6 minuti di recupero assegnati dal quarto uomo. Lancini in possesso palla, gioca per Paghera, Eramo indietro per Veroli
che apre a sinistra per Baraj e Schwan, così di sinistra diciamo fresca perché entrati entrambi dalla panchina nel corso della ripresa. Tocco in profondità per Danti, altro giocatore subentrato, Baraj, tocco di ritorno per Schwan. Schwan! Marco Muhammad Schwan! Ed è 3-2, minuto 95, la vince alla fine la Virtus, vamos! E la vince, grandi ragazzi, arriva con un ribaltamento del risultato, è arrivato addirittura in pieno recupero la ottava, nono, perso il conto, vittoria consecutiva in campionato, mamma mia. Classifica che ci sorride perché come vedete dopo 30 giornate abbiamo ben 63 punti e siamo soltanto a una lunghezza dalla spalle e a 2 dalla promozione diretta, signori, mamma mia che Virtus. Non arrivano però buone notizie dall'infermeria perché starà fuori da 1 a 2 mesi, anzi precisamente starà fuori tra le 4 e le 5 settimane, scegliendo il fisioterapista il buon Amadio che stava giocando bene. Peccato, ma abbiamo una rosa abbastanza ampia, soprattutto per fortuna in quel settore del campo, per poter sopperire alla sua assenza. Intanto la striscia che è di 10 vittorie consecutive è il nuovo record per la Serie C, attenzione signori, bravi, adesso fra poco saremo in trasferta contro l'Adriese che se non erro è tra gli ultimi posti in classifica, però guai ad abbassare la guardia. Intanto, dato che penso io abbia comunque guadagnato la salvezza, diciamo così, vabbè, non mi viene, ci siamo capiti, quella cosa lì, automatico, ma che cazzo non mi viene il nome? Vabbè, comunque la dirigenza e anche i giocatori sono tutti contenti perché siamo diventati un abitué della Serie C, girone a matematica salvezza, guarda, adesso, abbiate pazienza, è sera, sono stanco. 3 anni in anticipo sul programma, ma noi non ci accontentiamo, vogliamo di più. Poco prima del match con l'Adriese, diciamo nella rifinitura, purtroppo arriva anche un'altra notizia non proprio bellissima dalla zona centrale del campo, perché infatti Fabrizio Paghera starà fuori tra le 7 e le 8 settimane a causa di una distorsione ai legamenti. Ecco, anche questo diciamo che non ci voleva, ma va bene lo stesso. Tra l'altro saremo anche senza Zefi perché era in diffida e si è preso la munizione nell'ultimo match, quindi mancherà anche lui. Attenzione, la SPAL ha perso contro il Pordenone in trasferta e vi anticipo già che dopo il match contro l'Adriese, che vedete qui ultima ma che ha già all'andata ci ha credo obbligato al pareggio se non ricordo male, giocheremo il big match con l'Albino Leffe. Attenzione. Ah, ecco, la trattativa per Bonelli è fallita perché il Cosenza ha attivato la clausola di prolungamento automatico del contratto. Peccato. Eccoci, ci siamo pronti per scendere in campo in trasferta nel match contro l'Adriese. Qualche assenza a centrocampo, occhio alle diffide e vediamo di non fare brutti scherzi, di portare a casa altri 3 punti importanti in vista del big match della prossima giornata contro l'Albino Leffe in casa, credo. Adriese che viene da 5 sconfitte consecutive, noi invece arriviamo da 10 vittorie consecutive, sarebbe cosa buona e giusta continuare, ma nel dubbio abbiamo Veroli che si è fatto ammonire e Fabbro che si è appena infortunato, quindi occhio a questa cosa qua. Intanto Pinton avanza, palla al piede sull'out di destra, tocco per l'infortunato Fabbro, pallone di ritorno. Pinton può andare sul fondo, preferisce il tocco indietro. Fabbro vede al limite Eramo, il tiro viene stoppato dal difensore, recupera però ancora palla la Virtus, buono il pallone in avanti, un po' in apprensione la difesa della Adriese, finisce qui l'azione. Per il momento Fabbro resiste, vediamo poi a fine primo tempo se tenerlo in campo. Eccolo qua, proprio lui in possesso palla, il cross molto largo, ci arriva però Firenze che controlla, lascia Caio del pallone di ritorno, Firenze, il tiro a gir di Marco Firenze, minuto 16, Virtus in vantaggio. Ora Virtus, stadio tra l'altro abbastanza direi deserto. Veroli per Caio De al centro, Firenze, il tocco in profondità per Sipos, Sipos! Questa volta il portiere ci mette una pezza, sarà solo calcio d'angolo. Pronto Firenze alla battuta del corner, il pallone in mezzo libera in un primo momento la difesa, sarà calcio d'angolo dal lato opposto del terreno di gioco, sarà sempre comunque Firenze che si è dovuto tipo fare di corsa questi 50 metri, pallone in mezzo, esce bene Pasolino
rimessa laterale, Caio De per Firenze, il colpo di tacco di ritorno per il terzino sinistro, che però preferisce tornare indietro addirittura da Giacomella, che tocca corto per Lancini. Veroli imposta dalla difesa alla Virtus, Pinton ha un po' di spazio, ci si butta dentro, vuole andare sul fondo, è veloce, lo fa, può mettere un cross, preferisce il tocco indietro per Fabbro, tocco corto per Brignoli. Brignoli va indietro addirittura da Veroli, perché si chiude tantissimo l'Adriese. Veroli ancora per Pinton, vedete sono abbastanza dietro la linea del pallone i giocatori dell'Adriese, deve trovare gli spazi, forse lo fa adesso. Firenze tenta la conclusione da fuori, palla alta di poco, Caio De per Lancini, pallone di ritorno, deve tornare indietro alla Virtus perché vedete gli spazi, come dicevo poco fa, sono davvero davvero minimi. Pecile, Brignoli per Sipos, buono il tocco per Firenze, Zuppertoni però capisce tutto, lancio in profondità, Lancini anticipa tutti, Brignoli recupera da Fabbro che non è al meglio, però ci prova, si butta in avanti, vede Sipos che la piazza, Fasolino capisce tutto, si tuffa quasi in anticipo e blocca. Termina il primo tempo, Virtus meritatamente in vantaggio, Adriese che è rimasta praticamente sempre nella sua metà campo, vediamo di mantenere il risultato e di non correre rischi. Fabbro mi viene indicato che vuole restare in campo, ma l'infortunio lo sta un po', diciamo, limitando, siccome vorrei evitare guai peggiori. Dentro colui che ha deciso l'ultimo match, dentro Schwan. Si fa vedere in avanti l'Adriese in questa ripresa con Zuberek, il cross per Pamparo, fuori di poco, brivido. Pinton va da Schwan che ha preso il posto di Fabbro. Sipos 1-2 col compagno, Pinton ancora per Schwan, Sipos che controlla molti dei palloni che passano in zona offensiva, apertura sinistra per Caio De. Caio De prova a sfruttare un po' la fascia sinistra, vediamo se riesce a mettere un cross, lo fa, al limite c'è Brignoli che è solo Brignoli, la piazza, ma la piazza fuori, peccato. Punizione molto interessante, Brignoli, siamo circa a 30 metri dalla porta avversaria, vediamo se tenterà la conclusione, sì lo fa, e Fasolino deve intervenire e mettere in corner, era un'ottima occasione. È pronto Firenze dalla bandierina. Il pallone in mezzo, libera la difesa, c'è però Pecile al limite, preferisce andare da Eramo, Eramo la piazza, pallone deviato, sarà altro calcio d'angolo per la Virtus, che attacca. Firenze, sempre lui dalla bandierina. Il pallone in mezzo, si possa anticipato, c'è però Eramo che però qui perde un brutto pallone al limite, Pampano però è abbastanza da solo, deve tornare indietro da Zuppertoni. Rimessa laterale per l'Adriese, il padrone di casa prova a non farsi vedere, recupera però Firenze, Eramo per Brignoli che avanza palla al piede, il tocco per Pecci, l'anticipato, pallone che però ritorna tra i piedi di Brignoli che in profondità vede Schwan, Schwan per Sipos, sempre lui, Leon Sipos, deve mettere sempre lo zampino e lo fa. Ottimo l'assist, noi andiamo adesso coi cambi dopo il replay, visto che abbiamo un po' di gente stanca, quindi Leon Sipos che ha segnato ora può uscire tra gli applausi, fuori anche Pecci, l'ha ammonito che non ha giocato veramente bene, mettiamo poi Eramo a fare il mediano e per il momento il resto, ci sarebbe anche Firenze un po' stanchino, dai mettiamo Sinani, via. Non succede altro e la Virtus porta a casa l'ennesima vittoria, anche questa in trasferta, ottima prestazione, vittoria meritata, mamma mia ragazzi che Virtus. In classifica, a seguito della sconfitta della Spal e del pareggio interno dell'Albino Leffe, agganciamo questi ultimi in cima alla classifica, come vedete 66 punti e come vi dicevo poco fa, il prossimo match è proprio contro quei signori lì, contro l'Albino Leffe, quindi io direi di fermarci qui per questo episodio. Vi invito a lasciare un like, a commentare, commentate, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi al canale per non perdervi l'esito del big match che potrebbe regalare molto di più di un sogno alla Virtus, stagione che comunque vada sarà straordinaria. Ma ormai siamo lì, ce la giochiamo fino alla fine, mancano 7 partite al termine della regular season. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!